Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi della sfida dello scaffale strabordante. Allora, l'anno scorso ho partecipato per la prima volta a questa sfida. Si tratta di stilare una lista di 30 titoli di libri già presenti nella nostra libreria da tempo da leggere entro un anno. Lo scorso anno è andata malissimo perché di 30 libri ne ho letti 5, che sono Catherine House, che non mi è piaciuto per niente, ho rivenduto, ho dato una stella, una lettura molto molto deludente. Ho letto poi Horror Store, che mi è piaciuto tantissimo, un horror ambientato in una simile Ikea, veramente molto molto bello. Poi Le Impure, altro libro che mi è piaciuto moltissimo, un distopico diverso dal solito dove le donne sono le protagoniste di questa storia. E poi ho letto Assedio e Tempesta e Rovina Ascesa e quindi ho terminato la prima trilogia del Grishaverse. Quindi questa è stata la sfida deludente dello scorso anno. Ci riproviamo quest'anno, ho deciso di inserire, a differenza dello scorso anno, libri che posseggo di autori emergenti, esordienti o comunque meno conosciuti, case editrici piccoline, quindi questa è stata la mia scelta e ho inserito non solo libri che ho già da un po', ma anche quelli un pochino più nuovi. Partiamo con Wild Hunt, il mio inglese è pessimo, comunque, di Azzurra Pasquali. Di questa autrice io ho, è un autoconclusivo, di questa autrice io ho letto Body, Cuore di Ferro, che mi è piaciuto moltissimo, e niente, ho questo libro e vorrei leggerlo entro la fine di quest'anno. Poi un libro in realtà nuovo nella mia libreria è Nel Bosco Oscuro. Si tratta di un retelling della fiaba di Fantaghirò, quindi io, amante di Fantaghirò, ovviamente l'ho preso, spero di leggerlo prestissimo perché mi ispira da morire. Poi Chiamatemi Sfortuna, un libro che ho acquistato su Amazon perché era super scontatissimo e la trama mi incuriosiva molto. Comunque giù nell'info box vi metto i link di tutti i libri che vi mostro. Poi Lunaris di Elisa Cavalli, questo è un libro che io ho letto nella prima versione, poi nella seconda, per via delle collaborazioni a cui do sempre la priorità, questo libro, questa nuova versione, no, ancora non l'ho letta e vorrei leggerlo entro la fine dell'anno, di quest'anno della sfida. Altro libro, Midnight Roses, il terzo volume, il terzo e ultimo volume di questa trilogia. I primi due mi sono piaciuti da matti, un high fantasy molto bello, new adult, che vi consiglio, appunto mi manca da leggere solo il volume conclusivo. Poi Dark Academy, questo è un libro che avevo inserito nella sfida dello scorso anno che non ho letto e che vorrei leggere quest'anno. Poi ho messo tutti e tre i volumi delle Streghe di Black Hollow, è una trilogia che a me ispira moltissimo e appunto spero di leggere anche queste. Poi La città delle apparenze, come vedete sono tutti titoli di autori più piccoli, quindi titoli meno conosciuti, mentre l'anno scorso avevo messo più che altro libri di case editrici grossi, come ad esempio la Mondadori. Per quest'anno ho deciso di cambiare un po' strategia, ecco. Poi ho inserito The End, un libro che mi ispira tantissimo e che ho lì che mi aspetta da un anno e che vorrei leggere. Poi Gordius, che è un libro, dovrebbe essere anche questo un distopico, anche questo mi ispira tantissimo. Poi Streghette, questo è un libro che ho acquistato a Lucca Comics lo scorso anno, avevo acquistato con l'offerta 3x2 di Acheron Books, gli altri due libri li ho già letti, mi sono piaciuti moltissimo, mi manca solamente Streghette, vorrei riuscire a leggerlo prima di questo, del Lucca Comics di quest'anno. Poi 2045, anche questo è un libro, questo mi è stato regalato a Natale, dovrebbe essere un distopico, mi ispira tantissimo e vorrei leggerlo il prima possibile. Andando avanti ho Le ossa dei morti, anche questo è un acquisto abbastanza recente, un horror, edito Dark Zone, che è una casa editrice che sforna dei libri molto molto interessanti. Poi Antea, questo è un libro di Rebecca Mazzarella che avevo già nella lista dello scorso anno
Un libro che mi ispira tantissimo, ma che appunto, sempre il solito discorso con le collaborazioni che hanno la precedenza, questi libri mi ritrovo sempre a guardarli con desiderio, ma non ho mai il tempo poi di leggerli. Come per Antea, ho inserito nuovamente L'altra anima della città, anche questo edito Nati per scrivere, mi ispira da impazzire e spero di riuscire quest'anno. Inserimento di nuovo in questa lista è L'eredità dello stregone di Roberta Fierro, un libro che mi ispira moltissimo e che anche questo non sono riuscita a leggerlo lo scorso anno. Ho inserito poi Le streghe della porta accanto di Anonima Strega. In realtà mi interessano vari titoli di questa autrice, però questo era quello che mi ispirava un po' di più, quindi sono partita da questo. Ho inserito anche Bloody Christmas, un horror molto piccolino. Da quello che ho capito, Babbo Natale è il cattivo. Comunque, ho letto delle recensioni molto positive di questo libro e quindi l'ho preso. Poi ho inserito Nessun Domani, anche qua abbiamo un distopico autoconclusivo. Ne ho sentito parlare strabene e appunto l'ho acquistato recentemente. Spero di leggerlo presto. Altro acquisto recente, La Barrantana. In realtà incuriosito perché questo libro ha la stessa identica copertina di un libro che io ho amato tantissimo e che vi consiglio, che è Le streghe di Mon Valley di Amanda Fall. Appunto, sono stata attirata perché ha la stessa copertina. Poi sono andata a leggere la trama, anche qua abbiamo una strega e quindi l'ho voluto prendere. Però ancora appunto non l'ho letto e l'ho inserito nella lista. Poi abbiamo La Medium, un libro che ho acquistato da tanto e che vorrei leggere, mi ispira tantissimo e vedremo com'è. Poi due libri della Corte Editore, Luce. E Bringer, non lo so come si dice, comunque sono due titoli che avevo acquistato tanto tempo fa e che spero di leggere, anche qua ne ho sentito parlare solo bene, speriamo. Poi un libro che mi interessava moltissimo è Uncino, e se il cattivo, quindi il protagonista della storia è Uncino, vediamo, è una serie di libri, questo è il primo, è un retelling ovviamente e spero mi piaccia. Poi L'anima della rosa, che questo credo forse era nella lista dello scorso anno, un libro piccolissimo che non ho ancora letto e che spero di leggere. Poi L'ultima discendente del Giglio, di questa autrice io ho letto il romance che ha scritto, credo che sia anche l'ultimo libro che ha scritto l'autrice, mi era piaciuto e appunto ho voluto acquistare questo libro, incuriosita dalla trama, la scrittura dell'autrice mi era piaciuta e quindi l'ho acquistato. Poi un altro tipo thriller horror, Sono Bella, edito Dark Abyss Edizione, mi ha attirato tanto la copertina di questo libro, poi ho letto la trama, mi interessava e l'ho acquistato, speriamo bene. E ultimo, Strani Ospiti in Solaio, anche qua un libricino che ho trovato super, super scontato su Amazon, l'ho pagato tipo un paio di euro, era scontatissimo e ho voluto prenderlo un po' a scatola chiusa, diciamo, non ho letto recensioni di questo libro. Quindi questi sono i libri che ho inserito nella lista di quest'anno. Fatemi sapere se anche voi partecipate a questa sfida oppure che libri avete intenzione di leggere entro un anno, quei libri magari che stanno a prendere polvere da un po' nel vostro scaffale. E se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!